Sono molto soddisfatto, è una partita che tenevo in modo particolare, primo perché Cremona è una squadra che col talento è sempre in grado di mettere in difficoltà gli avversari e secondo perché naturalmente il cambio di allenatore e in particolare poi un allenatore come Cesare Pancotto di sicuro avrebbe potuto dare una scarica di energia in più. Siamo stati molto bravi noi, diciamo, a soffocare immediatamente questa scarica. Abbiamo giocato con buona intensità, abbiamo solo avuto pochi cali, solo negli ultimi 5 minuti del primo quarto, che abbiamo un attimo regalato proprio in intensità, soprattutto quando abbiamo cominciato le rotazioni. Invece siamo stati molto più bravi dopo, nella seconda parte della partita. Sono molto contento anche per il modo in cui è stato accolto Rimas. Avete visto, credo che abbiamo capito in pochi minuti che è un giocatore che soprattutto sotto l'aspetto della mentalità può farci fare un salto di qualità ed è questo quello che noi stiamo cercando di fare, proprio fare un salto di qualità nella mentalità e nella continuità della nostra solidità di gioco nei 40 minuti. Ecco, di sicuro è un giocatore che si fa trovare pronto, lo ha fatto per tutta la sua carriera e credo è giusto ringraziare il pubblico perché ha percepito proprio questa idea, cioè di aver preso un giocatore importante ma averlo preso per poter ancora migliorarci, ecco, e lui ha capito. Soprattutto credo che sia stato molto bello che anche i ragazzi abbiano anche un po' fatto voler vedere che c'erano, ecco, che comunque vogliono migliorare, vogliono fare bene, quindi insomma sono contento perché sapevo che era una partita che poteva diventare difficile e invece noi con sacrificio e mentalità l'abbiamo resa una partita praticamente sotto controllo dalla seconda parte in poi. Ritmo, sapendo che dobbiamo partire dalla difesa, una partita che numericamente si è decisa nei quarti centrali, nel secondo e nel terzo quarto, ma che ha avuto un denominatore comune, ci è mancata l'energia. Ci è mancata l'intensità, ci è mancata la capacità di saper spendere un fallo quando e dove si doveva spendere. Abbiamo difeso male gli uno contro uno, siamo sempre entrati in rotazione dove non dovevamo entrare, dove non volevamo entrare, proprio perché, per evitare che Reggio Emilia potesse usare le armi del tiro da fuori con i giocatori che sono bravi. Inoltre non siamo mai stati sulle linee di passaggio, la riprova è che abbiamo solo una palla recuperata. E questo non è possibile a prescindere, non è possibile nel campionato di Serie A. Non c'è squadra che gioca questo campionato che può prescindere dal lottare, dal difendere, dal sapere quando spendere un fallo. In questo Reggio Emilia è nettamente superiore a noi, è più squadra, è più amalgamata, ha avuto più continuità di lavoro, ma questo per noi deve essere un motivo per raggiungere questi obiettivi. Tu hai dato bomba da tre all'inizio del terzo quarto, praticamente ha lanciato Reggio verso la vittoria. Sì, direi che era un canestro importante, però cioè, anche altri giocatori hanno fatto dei canestri importanti, soprattutto in difesa. Abbiamo iniziato il terzo quarto molto bene e quello era fondamentale per questa vittoria. Ben arrivato a Reggio, una buona prestazione, una buona prestazione di squadra. Grazie, sono contento che soprattutto abbiamo vinto la partita, perché a questo punto è importante non solo giocare bene, però anche vincere e continuare a migliorare, soprattutto in difesa. Poi vediamo partita dopo la partita, passo a passo. Pensiamo solo a una partita in avanti. Così. Come ti sei trovato con i tuoi compagni di squadra? Prima partita, però mi sembra già una buona intesa. Bravi, veramente bravi, con buon atteggiamento, con cioè, veramente sono bravi ragazzi. Però ho avuto poco tempo per sentire come tutto va, come soprattutto come si ricordare tutti i giochi. Però ho sentito bene, loro aiutano tanto e così per me è abbastanza facile. No,
non dico che è molto facile, però è molto meglio. Pubblico di Reggio? Scusi? Pubblico di Reggio? Bravissimi, avete visto? Fantastici. Okay, grazie.